Bene, a questo punto, dopo aver acquisito i dispositivi su bus e dopo aver inserito un codice impianto tramite la tastiera, è possibile tramite un tablet dell'installatore scaricare la URMET 1068-7, che è questa qui. Se non ho fatto una registrazione, mi registro. Questo è l'unico passaggio in cui ho la necessità di avere una connessione internet perché la registrazione dell'account dell'installatore deve essere registrata in cloud. A questo punto creo un nuovo cliente. Qui posso mettere tutti i parametri del mio cliente, do conferma. Torno indietro con la freccia in alto a sinistra. Vado in impianti, nella parte in alto centrale, schiaccio più in basso a destra, centrale 1068/005, codice tecnico sono 4V0 di default, come il codice master, quindi il titolare dell'impianto ha 4V1. Codice impianto è quello che siamo andati a inserire prima in tastiera, che è 1703-2020, quindi lo riscrivo qui, do conferma, qui ho la data dell'installazione, ho vari parametri da poter inserire, qui metto il cliente in questo caso, vado ad acquisire tramite QR code la mia scheda di rete presente nell'impianto, perfetto, la associo al mio account di installatore e do conferma. Punto vado in programmazione, qui devo connettermi, il tasto in alto a destra mi fa vedere questa icona. In questo modo, se ho la connessione direttamente in access point all'U1068, riesco a collegarmi tramite access point, la terza opzione. Attendo un attimo. Bene, sono connesso, mi dà la connessione, mi ha caricato tutto ciò che le chiavi, mi ha caricato com'è in realtà l'impianto, allora vediamo, partiamo dall'inizio, configurazione, ho una tastiera, ho un lettore, moduli opzionali, l'espansione radio, che potevo abilitarla tramite tastiera o posso abilitarla direttamente da qui. Stessa cosa il GSM, posso abilitarlo da qui. Cosa che non ho fatto è andare ad acquisire i dispositivi radio, che in questo caso posso andarlo a fare molto più facilmente tramite il tablet. Schiaccio acquisisci in alto dispositivi di input perché ho un rivelatore. Acquisito, ho pigiato il tasto frontale del rivelatore, ho un contatto magnetico, schiaccio anche il tasto del contatto magnetico, eccolo lì, e poi ho un telecomando e schiaccio un tasto del telecomando. Fatta l'acquisizione della parte radio, perché prima dovevo abilitarlo direttamente il modulo, posso andare a iniziare la configurazione. Nell'impianto ho tre zone, quindi qui vado a modificare, scrivo giorno, voglio configurare una zona come giorno. Posso mettere modo di attivazione standard o autoinibizione o autoesclusione, la lascio standard, conferma. Vado sulla zona 2 e metto notte. Conferma, zona 3. Metto esterno. Do conferma. Ho programmato le zone. Utenti, in questo caso utente responsabile tecnico, il master, utente 1-2, che dopo vado ad abilitarli nell'ultima parte, abilita utenti, abilita chiavi, le chiavi sono già abilitate di default, gli utenti no. Attenzione, qui nell'eventualità che voglio fare una disattivazione remoto tramite app, devo cambiare questo parametro da disabilitato ad abilitato, altrimenti tramite l'app
Urme Secure, riesco ad attivare una zona o tutte le zone dell'impianto, ma non riesco a disattivarle da remoto. Quindi eventualmente si cambia questo parametro, si mette in abilita e si conferma. Ritorno nella parte chiavi. Allora, chiave 1 era quella che ho segnato con il simbolino rosso, quindi rossa. Zone associate a tutto il sistema, posso anche decidere zona per zona. Poi ho l'arancione o gialla, anche qui al sistema, la conferma, e qui chiave 3 verde. Zone associate a tutto il sistema e conferma. Poi qui ho data e vari parametri, quindi anche la versione del firmware della centrale, tempistiche, l'unica cosa magari l'allarme intrusione, in base se in centro abitato posso diminuirlo a 30 secondi o aumentarlo a 3 minuti. E andiamo negli ingressi, qui vado a configurare gli ingressi, ingresso 1. Contatto magnetico porta, ingresso. Qui come specializzazione tipo NC l'ho eseguito in NC, come specializzazione metto istantaneo in quanto ho un inseritore a trasponder, zona 1 che fa parte della zona giorno, benissimo, e do la conferma in basso a destra. Vado al secondo ingresso. Qui posso mettere rivelatore soggiorno, sempre NC, sempre istantaneo, sempre zona associata a zona giorno e la conferma. Vado sull'ingresso 3, rivelatore corridoio, sempre zona 1, benissimo. Zona giorno istantanea, conferma. Ingresso 4, qui mettiamo rivelatore notte, corridoio, e questo lo associo invece alla zona notte, giustamente. E dopo quinto ingresso, rivelatore notte cameretta, che lo associo alla zona notte, e do la conferma. Quindi qui mi appaiono direttamente i cinque ingressi, quello della tastiera non lo utilizzo, quello dell'inseritore non lo utilizzo, qui le uscite di default mi stanno bene così come sono, tastiere filari non avendo ritardi non modifico tempi di entrata o tempi di uscita, espansioni non ne ho, lettore vado a dire ogni LED, vado ad associare una sua zona, quindi LED 1 zona 1, LED 2 zona 2, LED 3 zona 3, e do la conferma. Ingressi radio, questi siccome una dependance, nel primo ingresso qui ho un rivelatore esterno, la dependance, zone associate all'esterno, e do conferma. Tipo istantaneo, benissimo, e confermo. Poi ho un altro contatto magnetico che è la porta della dependance, quindi metterò contatto magnetico, zona associata sempre quella dell'esterno, conferma istantaneo, e benissimo, e ho configurato
tutta la mia parte. Mi manca il telecomando, volendo posso nominare anche quello, il telecomando 1. Il telecomando ha 4 tasti, 1 attivo tutto il sistema o posso decidere quali zone attivare, l'ultimo tasto ha sempre la possibilità di disattivare o tutto il sistema o la zona che mi interessa, ha un tasto che viene definito toggle, che posso definire una zona, in questo caso magari a me interessa il perimetrale esterno da attivare e disattivare, e in più ho un tasto più proprio nel telecomando che mi serve per eventualmente la funzione soccorso dell'anziano. Pigio il tasto per più di 3 secondi se il comunicatore telefonico GSM sarà predisposto con un numero di telefono da chiamare, se quel tasto è pigiato per più di 3 secondi, e do conferma. Andando avanti ho la parte comunicatore, posso andare a mettere il numero di telefono in cui la SIM, nel caso in cui ci sia un allarme, deve andare a chiamare. Eventi associati, metto allarme intrusione, posso magari mettere anche una manomissione o un guasto o soprattutto mancanza rete, e do conferma. Tipo di invio SMS vocale o i vari standard, e vado a definire tutta la parte di numerazione, parametri del comunicatore. Questo è la parte dedicata poi al PSTN che è disabilitato, il GSM che è abilitato con la scadenza SIM, altri parametri da poter interfacciare. Qui ho la scheda di rete che poi, a seconda che vada a collegarla tramite cavo LAN o tramite WiFi, lo farò direttamente con l'app Urme Secure. Basta, a questo punto volendo posso inserire ulteriori SMS di invio. A questo punto posso andare qui in alto sulla destra, torno in zone, ad esempio in alto ho l'upload sulla destra, se lo seleziono mi chiede vuoi scaricare tutta la programmazione o solo la pagina corrente. Io adesso vado a caricare dall'app alla centrale tutta la configurazione, quindi tutta la configurazione, attendo qualche istante e la configurazione che è stata modificata nell'app viene caricata direttamente alla centrale. E qui abbiamo finito. Se vado su compare in alto a destra mi dice non ci sono differenze, quindi tutto, la configurazione che c'è in centrale è la stessa che c'è nel mio tablet, quella che c'è nel tablet viceversa nella centrale. Da qui posso fare l'attivazione e disattivazione del sistema, abilitare e disabilitare delle chiavi, degli utenti. Qui ricordo il discorso di abilitazione e disabilitazione da app da remoto, altrimenti da remoto di base possiamo solo attivare. E qui abbiamo la possibilità di fare il test degli ingressi, quindi aprire le porte d'ingresso o passare davanti ai rilevatori. Qui ho la possibilità di lavorare in manutenzione, nell'eventualità che non sia prevista una tastiera nell'impianto posso lavorare direttamente con questo. Fatto tutto ciò, pigio il tasto in alto a destra, vuoi uscire dalla configurazione, schiaccio sì e il gioco è fatto. Grazie.